Via! Il Covid ora è più aggressivo, così il presidente Fedriga nell'intervista in onda stasera a Ring. Dobbiamo essere tutti più prudenti per evitare il lockdown. Due decessi collegati al Covid in regione, tra cui un udinese di 66 anni. I ricoverati salgono a 32, stabili le intensive, 136 nuovi casi su 5.027 tamponi. Record di contagi in Croazia, Slovenia divisa dalle zone rosse, da Lubiana non si può spostarsi a Koper, rapporto tamponi positivi più che doppio rispetto all'Italia. Con le regole imposte dal governo sui matrimoni, le cerimonie saltano, noi siamo in ginocchio e finiremo per chiudere, così Rossana, sarta specializzata in abiti da sposa. Il maltempo non ferma i migranti, rotta sulla rotta balcanica, 28 rintracciati a Gorizia con l'arresto di due passer, a Basovizza altri 36 giovani bagnati e infreddoliti. Torna il grande musical a Rossetti con la fuga delle voci e Red Carpet in diretta su Tele4 che accompagna passo passo la ripartenza dei teatri. L'Allianz risponde con tre acquisti e tre infortuni di questo inizio campionato, l'ultimo arrivo è lo sloveno Jakob Cebasek. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Come avete sentito dai titoli, ora il coronavirus è più aggressivo. Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso dell'intervista registrata poco fa dal nostro Ferdinando Avarino e che andrà in onda in versione integrale alle ore 21. Dobbiamo essere più prudenti, ha detto il governatore, per evitare il lockdown. Sentiamo l'estratto. Che la musica sta un po' cambiando, io non so che impressione abbia lei, è vero che sono molti più tamponi, è vero che ci racconta sempre la parte sanitaria, le direzioni di prevenzione, che il 95% si tratta di positivi, esatto, asintomatici, ma sta cambiando perché lo vediamo dalle terapie intensive. Partiamo da questo ragionamento, poi arriviamo al DPCM e molte altre cose ovviamente. Cosa ci dice? Perché la situazione oggettivamente sta cambiando, oltre è vero che facciamo più tamponi, è vero che probabilmente stiamo scoprendo molti positivi che lo scorso anno non li scoprevamo, siamo passati. Noi avevamo una capacità di fare tamponi quando abbiamo iniziato di 200 al giorno. Oggi arriviamo a 6.000, 6.500 tamponi al giorno e quindi è chiaro che ne scopriamo molti di più. È altrettanto vero però che rispetto ai mesi estivi oggi vediamo una sintomatologia più elevata nei numeri e devo dire anche un'aggressività del virus maggiore. Questo anche i nostri laboratoristi me lo certificano, perché scusi se spiego questa cosa, però quando viene analizzato il tampone, per capirci, sono dei cicli che fa la macchina per andare a analizzarlo. Per moltiplicarne la carica, esatto. Vero? Perché, sì. Più ne fa, più la carica è bassa. Oggi purtroppo mi stanno dicendo che saranno meno cicli per individuare l'RNA e quindi individuare il virus. Cioè serve meno amplificazione per andare, esatto, a individuarlo, vuol dire che la carica è maggiore. Questo, esatto, intendo dire. E quindi sono segnali che ci devono fare avere la massima attenzione e quindi avere anche tutte quelle precauzioni che sono fondamentali per evitare la diffusione, perché quello che mi preoccupa e ci preoccupa, e lo stiamo già vedendo in alcune parti d'Italia, è il sistema ospedaliero che regga il colpo. Noi fortunatamente siamo allo stato attuale, però arriverà anche da noi, non è inutile nasconderlo, però la regione che per quanto riguarda le ospedalizzazioni è quella meglio messa in Italia. Però vedendo quello che viene da altre parti, non è che noi siamo una bolla che esclusa dal resto del mondo. Quindi dobbiamo prepararci ad affrontare una situazione difficile e questa situazione difficile la possiamo affrontare se evitiamo al massimo la diffusione del virus. E questo vuol dire quelle norme che ci siamo dati che devono essere rispettate in modo rigoroso, cioè il distanziamento, l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani. Perché anche una carica più alta, cosa vuol dire? Che c'è più facilità di contagio. Vuol dire che se prima magari uno stava un pochino più vicino, aveva un'attenzione in meno, la carica virale più bassa dava meno probabilità di contagio. Oggi questa probabilità purtroppo aumenta, quindi dobbiamo utilizzare maggiormente l'attenzione che ci siamo dati. E dunque la situazione odierna in Friuli Venezia Giulia rispetto al Covid-19. Oggi sono stati rilevati 136 nuovi contagi sulla base di 5.027 tamponi eseguiti, quindi molti. Due sono i decessi registrati, un uomo di 66 anni nativo di Udine e un altro di Pordenone ospitato in una casa di riposo di 77. 41 i casi giornalieri registrati a Trieste, 12 a Gorizia. I casi attuali di infezione sono 1.672,
stabili a 11 pazienti in terapia intensiva, salgono a 32 i ricoverati in altri reparti. Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le scuole, si registrano 2 positivi nell'istituto De Canuti di Udine e altre 2 collegate al focolaio della scuola elementare di Moruzzo. Nell'ambito sanitario, nell'azienda Giuliani Sontina, nella Sugi, sono stati rilevati 3 infermieri positivi e un tecnico. Un infermiere è risultato positivo nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, inoltre da registrare la positività al tampone di un medico dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, tra i casi odierni ci sono 18 minori, tra questi un non neonato nel focolaio familiare di Valvasone Arzene. Situazione invece molto più difficile in Slovenia e in Croazia. Record di contagi in Croazia, Slovenia invece divisa dalle zone rosse. Per esempio, da Lubiana non si può spostarsi a Capodistria. Le zone rosse sono concentrate in particolare nella fascia centrale del paese. Quindi scusatemi se sconvolgo un attimo la scaletta. Andiamo a vedere il servizio sulla Slovenia e sulla Croazia, dove la situazione è grave. Perché? Perché il tasso tra tamponi e positività è molto più alto. Slovenia divisa dalle zone rosse con l'impossibilità, ad esempio, di spostarsi da Lubiana a Capodistria. Croazia da record per numeri di contagi giornalieri, 793. Ancora una giornata da triste primato in Slovenia. A fronte di 5.287 test effettuati nelle ultime 24 ore, si sono riscontrati 745 nuovi casi di Covid, 14% di incidenza nel rapporto tamponi-positività, numero che va a superare i 707 casi registrati ieri. A questo va aggiunto anche un decesso, 176 in totale. Il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'epidemia in Slovenia è a quota 10.000. Oggi in ospedale sono ricoverate 221 persone, di cui 40 in terapia intensiva. 7 regioni, tutte nell'area centrale del paese, sono state dichiarate zona rossa, dalle quali dunque non ci si può spostare, mentre le aree che confinano a nord-est con l'Ungheria e a sud-ovest con l'Italia restano nella fase arancione. La decisione è giunta ieri dal governo Jansa. Record di contagi invece in Croazia, dove sono 793 le persone che hanno contratto il Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.696 tamponi e il tasso di positività è dell'11,8%. La situazione più grave si registra a Zagabria, dove sono risultati positivi 221 cittadini, mai così tanti, seguita dalla regione di Spalato e della Dalmazia con 80 nuovi infetti, 439 i pazienti ricoverati in ospedale, nei reparti di intensiva ci sono 26 pazienti, sono invece 10 i morti, il più anziano aveva 90 anni, il più giovane 70. La gran parte dei giovani in età scolare non viene contagiata sui banchi di scuola, ma tra amici e in famiglia. È stato comunicato oggi in Consiglio regionale dall'assessore regionale alla sanità Riccardi. Sentiamo. La maggior parte dei contagi tra ragazzi fino a 18 anni avviene in famiglia o attraverso gli amici, un dato che tocca il 50% del totale, mentre solo il 10% dei passaggi del virus avviene a scuola. Una statistica che esemplifica quella che era una sensazione diffusa, ovvero al netto di regole ferree in ambiente scolastico, molto spesso con mascherina anche al banco, resiste tutto un mondo di frequentazioni esterne dove evidentemente la guardia si abbassa e il virus può dunque farsi strada. Basti pensare le mascherine abbassate alle fermate dell'autobus, alle chiacchiere prima e dopo scuola, piuttosto che a mille altri contesti d'incontro dove in assenza del controllore il rispetto delle normative è quantomeno alterno. A spiegarlo oggi in Consiglio regionale è stato l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, evidenziando come siano stati messi a disposizione del sistema scolastico 5.000 test rapidi, ai quali si sommeranno altri 40.000 test acquistati direttamente dal sistema sanitario regionale proprio per snellire e velocizzare i test diagnostici sugli studenti ed evitare le attese per quanto riguarda gli esiti dei tamponi tradizionali. Questo va a sommarsi al protocollo che evita il tampone se si ha un semplice raffreddore o tosse. Riccardi ha quindi rimarcato che in questo momento tutte le procedure possono essere velocizzate con l'autorizzazione da parte delle famiglie e dei cittadini all'accesso condiviso dei dati sanitari presenti nel sistema Sesamo, anche ai pediatri e ai medici di medicina generale, che potrebbero così avere in tempo reale gli esiti di tutti gli esami eseguiti ai loro pazienti da parte del sistema sanitario regionale. E sulla nuova impennata di contagi da Covid anche in Friuli Venezia Giulia sentiamo le parole di Cristiano Sciaurli, segretario regionale del PD.
Non possiamo più nasconderci dietro un dito, la situazione è di nuovo davvero grave. È grave nei paesi a noi vicini, pensiamo alle dichiarazioni del primo ministro Kurz per l'Austria, pensiamo alla costituzione di nuove zone rosse in Slovenia, pensiamo al lockdown messo in campo in Francia, in Olanda, in Spagna. In un contesto come questo l'Italia è stata esempio per tutto questo periodo e può continuare ad esserlo. Non possiamo però fare alcun passo indietro. Non servono meno tamponi, servono più tamponi, serve la capacità di tracciare i contagi, serve, e lo dico a tutti, scaricarsi l'app Immuni per essere vicino e dare una mano ai nostri operatori sanitari. Oggi è il momento di evitare per il nostro paese nuove chiusure e possiamo evitarle con maggiori tamponi, mettendo in grado i nostri operatori sanitari di fare bene il loro lavoro, e possiamo evitarlo comportandoci come ci viene chiesto, con buon senso e evitando rischi inutili. E questa sera torna Ring, in apertura l'intervista al presidente Fedriga del nostro Ferdinando Avarino, poi Michele Piga della CGIL, Mauro Bordin della Lega, Andrea Ussai del Movimento 5 Stelle, il gestore di locali Francesco Minucci e Renzo Liva del PD. Parliamo ora di controlli della polizia locale sulle norme anti-Covid. Bernardo Gulotta. Il ritorno all'obbligo di mascherina anche all'aperto, sommato a una stretta su feste e assembramenti, ha infastidito numerosi cittadini, non tanto riguardo l'introduzione di dette misure, quanto perché la situazione attuale viene imputata ai trasgressori delle principali e mai tramontate regole, distanziamento, mascherine e pulizia delle mani. Senza tralasciare il tema autobus, dove le segnalazioni di passeggeri con la mascherina sul mento sono all'ordine del giorno. Ed è in questo contesto che gli stessi cittadini guardano l'operato della polizia locale, con la richiesta di controlli più serrati e un pugno duro contro chi non si attiene alle norme. Il corpo municipale, per voce del comandante Milocchi, si adopera quotidianamente nei limiti delle proprie disponibilità di personale, in concomitanza con molte altre attività ordinarie. Tra i tanti controlli che abbiamo ce ne sono di tutti i tipi, effettuiamo anche questo tipo di controllo, lo facciamo anche a Campione un giorno a settimana sugli autobus, dove essendo un luogo chiuso è potenzialmente un po' affollato, facciamo anche questo tipo di controlli e lo facciamo anche nelle strade della città. È chiaro che potendosi muovere tutti e non come i mesi del cosiddetto lockdown, 200.000 persone, come si comportano, non è così semplice controllare tutti i loro aspetti. Il comandante a ogni modo rimarca un aspetto positivo, ovvero il comportamento della maggioranza dei cittadini di Trieste, che sono collaborativi e ligi alle regole, anche se le recenti sanzioni in tema movida ai locali del centro potrebbero falsare questa media. Va anche detto che la gran parte dei cittadini comunque questo lo rispetta, salvo casi particolari come quello giunto agli onori della cronaca di venerdì notte, dove peraltro comunque siamo intervenuti non appena giunta la segnalazione e all'1:15 la festa è stata chiusa con l'intervento della nostra pattuglia. Si sente abbandonata e sconfortata la signora Rossana, titolare di un negozio di abiti da sposa a San Giacomo, nuovamente penalizzata dalle regole contenute nell'ultimo DPCM. Lo stop agli eventi e alle feste, nonché il limite per gli invitati alle cerimonie, ha fatto tornare la storica sarta triestina nei mesi bui del lockdown. Io praticamente sono in cassi zero, perché ho incassato 4.000 euro in 10 mesi, a fronte di circa, diciamo, fra abitazione e negozio di quasi 4.000 euro al mese di uscita. Si sente abbandonata a se stessa la signora Rossana, titolare del negozio Wedding Party di San Giacomo, attività che si occupa di noleggio e vendita di abiti da sposa e da cerimonia. L'effetto pratico e anche psicologico del nuovo decreto nazionale, che vieta le feste e invita di fatto a non creare assembramenti nemmeno in casa, si ripercuote nella sua attività, già zoppa di mesi e mesi di chiusure e conseguenti disdette di matrimoni e altri eventi. E ora lo scenario rischia di ripetersi in un periodo in cui la programmazione poteva riportare segnali positivi. Dopo aver subito uno stop totale nel 2020, perché ovviamente all'inizio pandemia per noi è l'inizio della prenotazione delle stagioni degli sposi, e tutti ovviamente hanno annullato, cancellato i matrimoni nel 2021. Adesso che per noi la programmazione, essendo in anticipo di 6 mesi, potevamo incominciare ad avere i clienti che si facevano vedere per acquistare le cose per primavera. Abbiamo avuto questa bellissima notizia che di nuovo, un po' per i contagi in risalita, un po' perché hanno bloccato il numero delle persone che possono partecipare ad un evento, le persone si fanno spaventare e quindi non vengono neanche con la prospettiva della primavera, perché hanno paura. Quindi significa che noi adesso già siamo in bilico con gli eventi di marzo. Se andiamo avanti così mese per mese,
si ricomincia e abbiamo di nuovo una stagione, ma 2 anni noi senza lavorare non possiamo reggere con i costi che abbiamo di merce, di affitti, come tutti. Un settore senza dubbio fra i più penalizzati, considerando che Rossana lavora anche con i teatri, un altro mondo in difficoltà. E con queste regole Rossana non potrà andare avanti per molto tempo. Mi lasci aperto se intorno mi lasci le condizioni per poter lavorare, perché se io rimango aperta, ma intorno tu mi fai terra bruciata, io lavoro con chi? Se i clienti gli metti in testa delle cose, possono essere giuste o sbagliate, io non discuto questo. Se a livello psicologico e anche pratico la gente non si muove, ma cosa sto aperta a fare? A consumare bollette di luce astronomiche? Io ero abituata ad avere 70-80 matrimoni all'anno, stiamo parlando che ne ho avuti 2 quest'anno. Paradossalmente è meglio chiudere, perché almeno non stai qui a fare niente, hai una giustificazione nei confronti di fornitori, di affitti, di nessun chiusa. Invece io devo far fronte a tutto, però dietro di me ho il vuoto, cioè io sono lasciata da sola in prima linea a combattere, però con uno stuzzicadente, mentre dall'altra parte ho i cannoni. Questa è una delle storie di questo momento delle quali non si può evitare di parlare, anzi bisogna sempre tenerle presente. Un istante di pubblicità, tra poco. Bentrovati con il nostro telegiornale. 2 operazioni della Guardia di Finanza di Gorizia hanno permesso il rintraccio di 28 migranti a bordo di 2 furgoni nei pressi del confine. I profughi si trovavano in condizioni igienico-sanitarie precarie. Dopo i controlli, 15 di loro sono stati riammessi in Slovenia, 2 i passer arrestati. 2 passeri arrestati e 28 migranti irregolari fermati a bordo di furgoni noleggiati all'estero, dove erano ospitati in condizioni igieniche gravemente compromesse. È l'esito di 2 distinte indagini della Guardia di Finanza di Gorizia. Nella prima operazione, i finanzieri, nell'ambito di un normale controllo doganale e valutario, hanno fermato un minivan con targa polacca guidata da un cittadino ucraino. Nel veicolo viaggiavano 9 tra cittadini bengalesi e pakistani illegalmente presenti sul territorio dell'Unione Europea. Nella seconda operazione, le fiamme gialle isontine hanno intercettato un mezzo guidato da un cittadino bulgaro e noleggiato in Slovenia, al cui interno c'erano 19 pakistani che hanno raccontato di aver attraversato il Medio Oriente nell'arco di un viaggio durato oltre un mese, transitando poi dalla Turchia per intraprendere la rotta balcanica e giungere in Italia attraverso la Slovenia, nascosti all'interno di numerosi veicoli. I 2 passer sono stati trasferiti in carcere a Gorizia, mentre per 15 dei 28 migranti, dopo l'identificazione e lo screening sanitario, sono emerse le condizioni alla riammissione in Slovenia attraverso il valico di Fernetti, in base all'accordo tra Roma e Lubiana. Altro rintraccio invece a Trieste. La polizia di frontiera ha rintracciato in mattinata nell'area confinaria di Basovizza 36 migranti irregolari. La maggior parte di questi erano cittadini afghani che si stavano riparando dalla bora e dalla pioggia che spira incessante dalla scorsa notte a Trieste. La questura ha interessato la Caritas per fornire vestiti e cibo ai migranti inzuppati d'acqua e ovviamente affamati. Proseguiamo. Consegnati questa mattina gli abbonamenti degli autobus gratuiti ai nonni Paletta, una situazione che si ripete di anno in anno grazie alla collaborazione con Trieste Trasporti, che ha promesso la gratuità del tagliando anche per l'anno prossimo. Consegnati questa mattina gli abbonamenti per l'autobus ai nonni Paletta. La sede scelta è stata la caserma della polizia locale, alla presenza del vice sindaco Polidori, del comandante del corpo municipale Walter Milocchi e del presidente della Trieste Trasporti Pier Giorgio Lucarini, il quale ha anche fornito una notizia, ovvero la riconferma dell'abbonamento bus gratuito ai nonni Paletta anche per il prossimo anno. Mettere le mani avanti non guasta, secondo Lucarini, visto che questo servizio è considerato prezioso per l'azienda di trasporto pubblico locale. Ci sarà anche il prossimo anno, l'ho annunciato pubblicamente che sponsorizzeremo anche il 2021, perché è una tradizione che mi piace, che è seria, che è civile, e in questi momenti di difficoltà un momento di tranquillità e di civiltà servono assolutamente. Soddisfatti gli interessati che hanno ricevuto l'abbonamento, fra chi ormai svolge questa attività da anni e chi da poco tempo. Quest'anno, con le regole Covid che hanno cambiato un po' il modo di approcciarsi, ma senza stravolgimenti. Contentissima, ogni volta è un'emozione ricevere la tessera gratuita. C'è il distanziamento, c'è tutto funziona, almeno per il momento. Ringrazio anche il presidente, appunto, del CT per questo
Per questo regalo in più che ci ha fatto. La gente ha molto più paura, non si avvicinano, ma è anche giusto così, insomma. I bambini sono molto più civili, educati di noi adulti. Quindi vice sindaco che ringrazia i nonni Paletta, in particolare i due volontari che ricevono il reddito di cittadinanza e si sono messi a disposizione. Grazie a Trieste Trasporti, ovviamente, che in questo momento di difficoltà è riuscito comunque a reperire le risorse per dare questo fattivo contributo a queste persone, che ringrazio assolutamente. Quindi Polidori, su specifica domanda, evidenzia come a Muge i nonni Paletta non ci sono e il ruolo di vigile improvvisato lo svolgono i genitori. Io parlo come cittadino di Muggia, diciamo che in questo momento noi come genitori ci stiamo arrangiando davanti alle scuole, ci mettiamo noi spontaneamente a fare i nonni Paletta senza avere la paletta per far attraversare i nostri figli. Io spero magari che prossimamente si riesca a mettere in piedi un servizio analogo, ma fino ad oggi ci stiamo arrangiando per conto nostro, ma insomma lo facciamo anche abbastanza bene. Questa sera al Teatro Rossetti torna il grande musical con il concerto La Fuga delle Voci. I quattro artisti italiani che hanno raccolto un grande successo all'estero saranno presentati al pubblico dal nostro Davide Calabrese. La serata sarà anticipata da Red Carpet in diretta su Tele4 con Umberto Bosazzi alle 20.05. Ma guarda, non vedevamo l'ora, è una cosa. Noi viviamo di questo, viviamo per stare sul palco e per regalare al pubblico tutto quello che possiamo dare e farlo in una città come Trieste. Non vedevo l'ora di tornare e di rincontrare i miei muli, che tutto questo è una roba UFO, come si dice qui, e non vedevo l'ora. Io qua mi sento a casa, quindi posto per ricominciare migliore di questo non poteva esserci. Filippo Strocchi, Veronica Peddu, Laura Panzeri, Gianluca Sticotti, quattro artisti italiani di musical che sono diventati vere star dei palcoscenici europei, sono i protagonisti del concerto La Fuga delle Voci, in scena questa sera al Politeama Rossetti, in esclusiva nazionale prodotto dal Teatro Stabile. Un viaggio nel mondo del musical con la guida di Davide Calabrese, che si concede questa volta in veste di presentatore. Sì, sono felicissimo di essere qua, anche se sono tutto tranne che una voce in fuga, perché in verità io sono fisso qua in Italia con gli Oblivion da quasi 10 anni, se non più di 10 anni. Sono felicissimo però di essere qua e presentare quattro artisti fenomenali, conosciuti in tutta Europa e che ho l'orgoglio di conoscere fin dai primi tempi. Sono triestino, amo questo teatro particolarmente, ho sempre cantato in questo teatro pezzi molto impostati classici. Quando mi ha chiamato Stefano per fare Curti, chiaramente per fare questo concerto, ho detto che vorrei far sentire al pubblico triestino una voce che in realtà non è abituato a sentire, quindi saranno canzoni un po' più naturali, moderne, e dei suoni un po' più ricercati. Sono molto felice e non devo dire anche molto emozionato di fare questa cosa. Questo spettacolo sarà, diciamo, un ripercorrere un po' le nostre carriere, i nostri cavalli di battaglia, le canzoni a cui siamo molto legati per diversi motivi. C'è questo duetto a cui sono molto legata, che farò con Veronica, l'altra ragazza. Ma sono molto molto emozionata, devo dire, niente, adesso solo l'anno scorso ho fatto un concerto nella mia città natale, Nuoro. È sempre bello cantare per il proprio paese e sono molto emozionata, soprattutto perché i miei colleghi sono amici che stimo tanto, e sia artisticamente che nella vita. Allora, notizia dell'ultima ora di livello sanitario. A seguito della riapertura ieri del 12° piano dell'ospedale di Cattinara, Asugi informa che nel pomeriggio di domani la degenza della pneumologia con 10 posti letto verrà trasferita dal 13° piano della torre chirurgica al 13° piano della torre medica. Ribadiamo poi che al 13° piano ci sono 13 posti letto di medicina d'urgenza, 6 posti di osservazione nella zona prefiltro e ricovero e 10 posti letto semi-intensivi della pneumologia. Al 12° piano sono invece disponibili i 36 posti in terapia intensiva, reparto di terapia intensiva che è stato riaperto per la nuova impennata dei contagi. Pagina sportiva dunque, l'Allianz Trieste risponde con 3 acquisti ai 3 infortuni che l'hanno falcidiata in questo inizio di campionato. L'ultimo arrivo è quello della guardiala slovena Jakob Cebasek.
Dopo Federico Mussini e Marcos Delia, ecco il terzo arrivo tampone in casa Pallacanestro Trieste Allianz. Si tratta di Jakob Cebasek, guardiala di 201 cm per 102 kg che militava nella massima serie slovena con il Senzur, squadra molto spesso sparring della formazione di Dalmasson nelle amichevoli estive. Con i tre giocatori, la società sopperisce rispettivamente agli infortuni di Daniele Cavaliero, Ike Udanò e Mike Henry, tutti con prognosi che prevedono uno stop attorno al mese, con beneficio di inventario, come sempre in questi casi. Jakob è stato firmato con la formula di un mese rinnovabile per un secondo, esattamente come Mussini, mentre Delia ha un contratto di due mesi. Qualcuno dei tre potrebbe rimanere comunque dopo il rientro degli infortunati? Una domanda a cui al momento è difficile rispondere, ma si tratta comunque di manna dal cielo, perché, considerando la possibilità di un positivo al Covid nel gruppo con annessi scongiuri, lo staff tecnico avrebbe la possibilità di rimpiazzarlo, peraltro comunque con elementi di valore. Si tratta infatti di giocatori che erano valutati anche nella finestra di mercato estivo. Tornando a Cebasek, si tratta di un 29enne di Lubiana che ha fatto il giro dei club sloveni, 5 in tutto in A1, con una parentesi in Belgio nel 2017. Un'addizione importante a livello difensivo e offensivo che vedremo in campo già nel match di Brescia. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Buona serata e buon proseguimento su Tele4.